collegati con l'informazione di TG Padova. Come ogni domenica andiamo insieme a vedere quelli che sono stati i fatti più importanti che hanno caratterizzato questa settimana. Arrestati a bordo di un'auto rubata, processati per direttissima, condannati a un anno di carcere e liberati. E questo già di per sé fa arrabbiare, ma purtroppo non è tutto. Questi due malviventi, un 18enne albanese e un 27enne marocchino, la sera dopo la liberazione sono tornati in strada e si sono rimessi a fare quello che facevano da alcune settimane, rubare dalle auto in sosta. I carabinieri li ritengono responsabili di un centinaio di colpi consumati nelle ultime settimane tra Brusegana e Tencarola. Ora c'è la recidiva e forse, ripetiamo forse, resteranno in carcere. Nel loro nascondiglio, all'interno dell'ex seminario di Selvazzano, dove dormivano, c'era tutta la refurtiva. Il modus operandi era sempre lo stesso: colpo al finestrino, vetro in frantumi e fuga con il bottino. Subito si sono rimessi all'opera perché abbiamo accertato che nella notte del 18 avevano commesso altri diversi furti sempre su autovettura. Il prezioso lavoro delle forze dell'ordine viene spesso vanificato da leggi poco chiare e difficilmente applicate. Occorre una riforma della giustizia rapida che garantisca la certezza della pena. Intanto sul fronte sicurezza si riapre la ferita relativa all'ex seminario, un problema mai risolto a Selvazzano. Quest'area era il loro, diciamo, la loro base logistica perché oltre ai due ragazzi che sono stati sottoposti a fermo abbiamo ritrovato anche un ragazzo kosovaro destinatario di un ordine di carcerazione per reati materiali stupefacenti e una ragazza minorenne che era, la cui madre aveva denunciato la scomparsa una settimana fa. Questo è il primo risultato, portare le persone a interessarsi di nuovo della gestione delle cose di tutti. 71% di preferenza, Arturo Lorenzoni ha stravinto alle primarie di Coalizione Civica, 820 votanti, 581 le schede a sostegno dell'ingegnere cinquantenne, professore associato di economia dell'energia all'Università di Padova, davanti alle 184 per Umberto Curi, docente di filosofia, e le 52 per Floriana Rizzetto, presidente ANPI nazionale. Prossimo passo, trovare un accordo con il PD, puntare alle primarie del centro-sinistra, un centro-sinistra che a Padova ha ben poco a che vedere con quel senso di unità e condivisione che Coalizione Civica ha assunto come leitmotiv. Dobbiamo distinguere gli elettori dai partiti politici. Io negli elettori vedo una comunione di intenti che è straordinaria. A livello di rappresentanza politica non è mio mestiere, vedo anch'io delle difficoltà. Lavorare separatamente non porterebbe a nulla. Ma andare al primo turno separati è molto molto rischioso. Darebbe carta bianca al candidato, al rivale candidato per eccellenza, ovvero Massimo Bitonci. Sicuramente lui avrebbe più facilità a gestire il primo turno, mentre se andiamo uniti sicuramente riusciamo a raccogliere un consenso molto ampio. Dal suo canto il candidato PD Sergio Giordani ha confermato in più occasioni di non accettare i veti posti da Coalizione Civica e questo non è certo da sottovalutare. Comuni Veneti 2 Stato 0. La doppia sentenza emessa dal TAR rischia di far saltare il Fondo di Solidarietà Nazionale, cioè i soldi che lo Stato ha obbligato a versare per aiutare i comuni con il bilancio in dissesto. In soldoni 6 miliardi di euro, una mezza manovra finanziaria. Da una parte c'è il ricorso presentato dall'amministrazione comunale di Padova, che ha contestato la penalizzazione dei comuni virtuosi, cioè quelli che pur avendo aggiornato tempestivamente gli estimi catastali, hanno di fatto perso diversi milioni di euro a favore delle amministrazioni inefficienti, quelle che per intenderci di aggiornare gli estimi non ci hanno pensato proprio. Dall'altra parte c'è il ricorso proposto da 44 comuni trevigiani, capofila Conegliano, tutte amministrazioni con pochi dipendenti e quindi virtuose, che si sono viste tagliare le risorse rispetto a comuni con decine di migliaia di dipendenti, come Roma che ha personale come tutti i comuni veneti messi assieme. La doppia vittoria è stata centrata dal professor Antonini, costituzionalista e docente al BO. Quello che ho detto io in udienza ai giudici del TAR, se questa norma è legittima vuol dire che l'ordinamento italiano sta dicendo ai sindaci di tutta Italia non fate gli aggiornamenti catastali e mantenete quelle iniquità fiscali sul vostro territorio per cui magari un ricco che ha la casa in centro paga meno di un operaio che sta in periferia. La partita decisiva si giocherà ora di fronte al Consiglio di Stato.
Stato. Se la sentenza del TAR venisse confermata, a Padova tornerebbero 52 milioni di euro spendibili per interventi straordinari. La sentenza dice la misura è colma e cose di questo tipo sono assolutamente irrazionali e non possono esistere nel nostro ordinamento. La Lega Nord, che ha proposto e seguito il ricorso di Padova, parla di sentenza che premia una visione federalista dello Stato. Ricordiamoci che i comuni stanno facendo i bilanci per dodicesimi, quindi mese per mese, proprio perché non c'è una certezza di cosa lo Stato vuole. L'ex seminario di Tencarola come il Bronx, terra franca di spacciatori e malviventi, come racconta la cronaca anche di questi giorni. Si nascondono in questo edificio dismesso di proprietà della diocesi, dove non si può neppure entrare vista la diffida dell'ente seminario, che ha vietato a chiunque, anche alla pubblica amministrazione, di accedere all'area senza consenso. E così il grande seminario abbandonato è diventato terra di nessuno, dove i delinquenti possono nascondersi e bivaccare indisturbati. Rubano tutto e buttano là, e via vai, tutti vengono. Siete preoccupati? Tanto, ho paura anche. No, andiamo fuori dalla strada la sera, siamo in prigione. Viviamo con la quotidianità di intromissioni di persone, personaggi, di un po' di tutti i tipi, dai writer agli spacciatori a tutto quello che ne consegue. E a Selvazzano monta la protesta. I cittadini sarebbero pronti anche a scendere in strada e a manifestare contro la diocesi affinché si decida a risolvere il problema delle continue intrusioni da parte della delinquenza. Vediamo questa gente, queste persone magari che vanno così. Lei ha visto? Sì, camminavano anche di sopra. Sul tetto. Anche il sindaco Enoch Soranzo è sul piede di guerra e si aspetta una risposta urgente da parte della Curia. Intanto ha annunciato che convocherà la commissione comunale sulla sicurezza. Attendo una relazione dei carabinieri sui fatti degli ultimi giorni, ha dichiarato Soranzo, per poi emettere un'ordinanza per motivi di sicurezza e ordine pubblico. Il commissario De Biagi ha fatto chiaramente capire che non firmerà le carte per il nuovo ospedale. Il reggente di Palazzo Moroni non intende dare il via libera al progetto perché, spiega, è una decisione che deve prendere la politica. L'ex primo cittadino Bitonci, visto che mancano pochi mesi alle elezioni, comprende la scelta, però aggiunge. In realtà è tutto a posto, quindi si potrebbe tranquillamente firmare. È stato un danno, devo dire, quello che è successo, un danno per la città, perché abbiamo lavorato 2 anni e mezzo per arrivare all'accordo di programma e poi il fattaccio, le dimissioni dei consiglieri e quindi l'impossibilità che il sottoscritto firmasse l'accordo. Primo atto in caso di rielezione, afferma Bitonci, la firma per dare il via libera all'operazione. Nella visione dell'ex primo cittadino, il progetto che riguarda la ricollocazione di pediatria non va in contrasto con il progetto che riguarda il nuovo ospedale. L'accordo fatto con la regione e con l'università e con l'azienda è quello che verrà realizzato una nuova struttura, una nuova pediatria, sarà fatta proprio all'interno della zona di via Giustiniani e questo penso che sia un passo importante. Quindi Sant'Antonio e pediatria all'interno ancora della cinta muraria. E il nuovo polo ospedaliero della ricerca a Padova Est. Intanto si stanno già facendo i conti con i soldi che potrebbero tornare da Roma dopo la vittoria al TAR del ricorso contro il cosiddetto fondo di solidarietà per i comuni presentato dall'amministrazione padovana. In caso di conferma del Consiglio di Stato si parla di 52 milioni di euro. Un bel danno per il governo perché si parla di 6 miliardi che dovranno essere restituiti ai comuni. Certamente qualcosa faranno un decreto correttivo, però non potranno toccare il 2015. Questo è importante perché questa somma o una parte di questa somma servirà per il taglio delle tasse. Dopo l'incontro tra il prefetto e i sindaci sul tema dell'accoglienza si registrano reazioni diverse da parte dei primi cittadini padovani, divisi tra chi approva il piano per l'accoglienza diffusa e chi invece, vedi soprattutto i sindaci leghisti, proprio non ne vuol sentir parlare. Un dato comune è certo, è destinato a crescere il numero di richiedenti asilo in arrivo nel territorio padovano. Sono 2.700 quelli assegnati, oggi le presenze sono 2.398. Sul tema che terrà banco in campagna elettorale interviene anche il candidato del centro-sinistra, Sergio Giordani. Se tutti collaboriamo
vuol dire la famosa microaccoglienza diffusa. Se invece uno non vuole collaborare con le istituzioni e vuole creare problemi, si mette di traverso e alla fine ne abbiamo tanti quanti gli altri, forse di più, però creando problemi nella città. Sì, dunque allo SPRAR, ma i migranti devono lavorare. Devono lavorare. I migranti che arrivano in Italia, gli sfollati, ricevono qualcosa, devono dare qualcosa, per cui devono fare lavori socialmente utili, sfalcio piuttosto che pulizie, qualsiasi cosa. Anche perché quando uno lavora, prima capisce meglio la società in cui si sta inserendo, impara l'italiano e deve restituire qualcosa a chi le ospita. Ieri sera intanto c'è stato l'atteso incontro tra il PD e Coalizione Civica. La situazione è in alto mare, le parti sono ancora distanti, anche se è stata riconosciuta al Partito Democratico la possibilità di fare una proposta, una bozza di accordo da sottoporre poi all'Assemblea di Coalizione Civica in programma martedì. Entro la prossima settimana dunque si saprà se questo matrimonio sa da fare, se son rose fioriranno. Francamente è inspiegabile come il Partito Democratico, che ha fatto delle primarie il suo punto di eccellenza in tutti questi anni, a Padova voglia evitarle. A sostenerlo Marco Carrai, ex assessore alla polizia locale della giunta Zanonato Rossi. Le primarie con Coalizione Civica sono necessarie per presentarsi uniti alle amministrative e compattare il voto del centro-sinistra. Mentre il dialogo tra PD e Coalizione Civica sembra essere arrivato ad un binario morto, sul web è partito l'appello alle primarie, sottoscritto già da molti. E per Carrai proprio le primarie sono uno strumento di visibilità per i candidati che vi partecipano. Non capisco proprio questa intransigenza, ma probabilmente la segreteria oggi del Partito Democratico non è all'altezza di gestire una cosa così complessa come sono le elezioni nella nostra città. Forse le primarie fanno troppa paura, è un attacco duro alla segreteria cittadina, quello di Carrai, il rischio che venga messo in scena il triste copione del 2014 quando PD e Padova 2020 scelsero di andare divisi, questa volta per di più la decisione potrebbe arrivare senza le primarie. E se a livello nazionale sul PD soffiano venti di scissione, il tema delle primarie del confronto Giordani-Lorenzoni taglia trasversalmente il partito cittadino. Di fatto alcuni autorevoli, per esempio primo su tutti Flavio Zanonato, che potrebbe essere uno tra gli scissionisti e quindi aderire a un nuovo soggetto della sinistra, ha dichiarato che sosterrà Sergio Giordani, nonostante che chieda anche lui a gran voce l'esigenza di effettuare le primarie. Insomma, nonostante le dichiarazioni di facciata, il regista dell'operazione sembrerebbe proprio essere l'ex primo cittadino, ora europarlamentare. Da Bruxelles continua ad essere le fila su Padova. Ha trovato un portafoglio con 570 euro all'interno e senza toccare nulla l'ha portato alla polizia. No, non ci ho fatto nemmeno un pensierino, metto sempre davanti le persone, ai soldi, ha detto quasi sorpreso per l'attenzione mediatica. Protagonista della vicenda un operatore ecologico di Acegas APS, Daniel Nelu Foca, 42 anni, di nazionalità rumena. Succede che giovedì verso le 10 di sera stava percorrendo Riviera Tiso da Campo San Piero per svuotare i cassonetti dell'umido. Lavoro duro, servono attenzione e velocità. Il suo sguardo però è stato catturato da un oggetto a terra, proprio vicino a un'auto parcheggiata. Ho capito subito che non si trattava del solito rimasuglio di qualche furto, ha spiegato Daniel. Così l'ho raccolto e l'ho aperto per vedere se c'era il numero di telefono del proprietario. L'ho chiamato ma non mi ha risposto. Così non ho perso tempo e sono corso in questura. Non è la prima volta che trovo un portafoglio e mai una volta mi è passato per la testa di tenermi i soldi, ha assicurato il netturbino, da 20 anni in Italia, da 15 in Acegas, sposato, padre di due figli, casa dal Bignasego. Lui dice, avrei preferito rimanere anonimo. Bene, è tutto, grazie per essere stati ancora una volta in nostra compagnia, ancora una buona domenica a tutti voi, arrivederci. Le previsioni.
previsioni per domani. Per buona parte della giornata sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi medio-alte. Nel pomeriggio sera aumento della nuvolosità soprattutto sulle zone centro-settentrionali. Precipitazioni assenti. Solo a fine giornata non è del tutto esclusa qualche debolissima precipitazione sulle zone centro-settentrionali. Temperature minime in leggero aumento, massime senza notevoli variazioni in pianure e nelle valli. In calo in quota.